I piccoli villaggi, protetti da palizzate di tronchi, sono arroccati sulla cima dei colli. Il primo nucleo importante sorge sul Palatino. Si vive in capanne ovali di fango e paglia e gli oggetti di uso comune sono piuttosto primitivi. Dall'Italia meridionale e dalla mediazione degli Etruschi arriva tra queste popolazioni la cultura greca, molto più evoluta e sofisticata. Così, tra il VII e il VI secolo a.C., le case diventano squadrate e compaiono gli intonaci, spesso colorati. Le architetture degli edifici cominciano a differenziarsi in base all'uso, come i templi, coloratissimi e dai colonnati imponenti. Durante il governo dei re etruschi, Roma, ormai divenuta la città più importante del Lazio, viene dotata di un piano urbanistico e arricchita di edifici pubblici e monumenti importanti. Oltre alla salubrità del clima, è la collocazione fisica a determinare lo straordinario successo di Roma. L'isola Tiberina favorisce la costruzione di ponti. Così doveva apparire il Ponte Sublicio, uno dei primi, ancora in legno. Roma diventa un importantissimo nodo commerciale e strategico e gli antichi villaggi sono presto riuniti in un'unica città organizzata che durante la Repubblica vive un'espansione straordinaria.